Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Questa gioia. Ho letto che non è che il dipartimento. No, lui è nato. Ok, lui è nato. Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo appuntamento con 60 News, come al solito, sempre quotidianamente in diretta dalle 19 alle 20 per questa fascia informativa che tratterà, già il titolo è partito bandiera blu e noi lo accogliamo, ma parleremo anche di altro. Intanto vi presento l'ospite che è Vittorio Zito, vice sindaco di Roccella Ionica, nonché assessore all'ambiente, benvenuto nei nostri buonasera, studi. Grazie, buonasera. Abbiamo trattato della bandiera blu, ce l'ha proposta subito, ma noi prima di andare direttamente sulla bandiera blu, che diciamo è uno dei dati più attuali, anche ancora da festeggiare se non sbaglio, vero? Certo. Perché insomma dovrà essere issata questa bandiera, sì. Quindi state organizzando l'evento appunto della bandiera blu. Io dicevo, l'evento più prossimo, più vicino, è un'iniziativa legata a Compost. Allora, lei o tu, diamoci forse del tu, che come ce lo diamo nella vita, tu hai il compito, diciamo, tra tutte le deleghe, quella di giunta, quello dell'ambiente di cui ti stai occupando, raccolta differenziata, eccetera. Allora, Roccella sappiamo che è considerata un po' dappertutto come uno dei paesi saggi da questo punto di vista, per la lungimiranza con cui si è sviluppato e per, diciamo, anche i risultati ottenuti della differenziata, ma anche del riciclaggio. Poteva essere più pesante, poteva essere, ecco, quella interpretazione, sempre di riciclo si tratta, in questo caso il riciclaggio di materie prime come la plastica, l'alluminio, il vetro, però si è prodotto anche qualcosa di utile con l'umido, perché parliamo di compost. Allora, c'è un'iniziativa ora domenica, vogliamo spiegare di cosa si tratta? Sì, si tratta di un'iniziativa che faremo domenica a Largo Colonne a partire dalle 17:30 e distribuiremo ovviamente gratuitamente ai cittadini il compost, che è un fertilizzante naturale. Il compost che è stato prodotto con la raccolta del rifiuto organico di Roccella. Questa è una dimostrazione della chiusura di un ciclo, diciamo, di riciclo del rifiuto. Sarà anche l'occasione per avviare una serie di iniziative che faremo nel tempo, iniziative di carattere informativo. In particolar modo quella sera saranno esposte delle infografiche, cioè dei tabelloni riassuntivi che riportano delle notizie specifiche sulle politiche ambientali del comune di Roccella. Ci sarà anche un focus su un argomento molto caldo che è la Tari. Non vi anticipo nulla, ma vi invito tutti i cittadini a passare da Largo Colonne e a leggere i dati. Sono dati che noi annualmente diamo in consiglio comunale, ma che per una volta vogliamo mettere a disposizione di tutti per una seria riflessione anche sulle notizie che si sentono in giro, insomma, che sono, come dimostreremo, spesso infondate. Ecco, noi di recente abbiamo avuto anche dei responsabili dell'opposizione, il leader, anzi non vuole essere chiamato così, il coordinatore
del Roccella, aiutami, Bene Comune. Bene Comune, se non hanno cambiato stavo nome, dicendo prima di tutto, comune. Poi avrei commesso una gaffe, quindi Roccella Bene Comune, Circosta, che ha parlato di tanto, di tutto, del porto, eccetera. Allora, io ti pongo questa domanda, ha espresso felicità perché Roccella ha ottenuto la bandiera blu, naturalmente, però dice il porto non è gestito per come dovrebbe essere un porto con una bandiera blu. Erba, gestione ancora che non produce quello che deve produrre, risultati, bilanci che secondo Circosta non sono in attivo, anche se risultano virtualmente in attivo, dice devono tornare dei prestiti di 300.000 euro a Italia Navigando, devono fare un investimento di 3 milioni di euro che ancora non hanno fatto. Ecco, poi risponderà meglio forse l'amministratore del porto, che su certe cose ovviamente amministrando, però dal punto di vista politico, ecco, un'analisi su quello che diceva Circosta, cioè questo porto è ancora al punto zero oppure in un anno si vedono già i risultati? No, io ho visto la trasmissione, devo dirti che Circosta ha espresso un'amara felicità. Si vedeva, traspariva dal video, traspariva in maniera molto forte dal sì, video. Il video la faccia la fa vedere. Un'amara, ma anche dal tipo di intervento, un'amara felicità tipica di chi non può negare alcuni risultati e alcuni dati di fatto, ma che comunque vuole in ogni caso annacquare quei dati o cercare di gettare fango su quei dati. Io tra l'altro, vedendo la trasmissione, ho anche fatto una riflessione, ovviamente non tratterò a lungo questo argomento, però consentimi di fare una piccola riflessione su quella che è l'esperienza dell'opposizione a Roccella. Cioè io sfido chiunque a riprendere tutte le iniziative fatte da Roccella Bene Comune, tutti gli anatemi e tutte le previsioni fatte da Roccella Bene Comune e dal suo leader in particolare, dall'avvocato Circosta, e dirmi quale di quelle previsioni catastrofiche si è fino ad oggi avverata. Roccella Bene Comune ha ovviamente esercito, o meglio, una sola visione dell'opposizione, contrastare fino allo spasimo l'attività amministrativa che stiamo portando avanti, e in questa furia cieca che hanno messo in campo, secondo me non si accorgono di quello che succede attorno a loro a Roccella. Le analisi sul porto che è avviato ma che ancora non è a regime, è ovvio che il porto è stato avviato e non è ancora a regime, perché una struttura come un porto turistico non va certamente a regime il primo anno di esercizio. Si dice che l'amministratore del porto, o meglio la scelta dell'amministratore fatta dalla nostra amministrazione, è stata una scelta buona e lungimirante. Ovviamente noi abbiamo totale e piena fiducia nell'amministratore della Porto delle Grazie, in Giorgio Sotira, però si dice d'altro canto che comunque il lavoro che lui sta svolgendo non sta portando i frutti. Quindi delle due l'una: o si dice che è colpa dell'amministratore se i risultati non ci sono, oppure si dice che l'amministratore è bravo e i risultati ci sono. Ora, io dice credo, contraddittoria la cosa. Io credo che i risultati ci siano e si vedono, e l'amministratore c'è e si vede molto il lavoro che sta portando, avanti. Ovviamente delle questioni sollevate dall'avvocato Circosta, credo sia utile che risponda Giorgio Sotile. Non lo fa in questa fase perché è una fase, ovviamente, come tutti sapete, è delicata, in cui sono avviate delle procedure di evidenza pubblica, perché ho anche sentito delle dissertazioni filosofico-giuridiche, più filosofico che giuridiche, di Circosta sulle procedure messe in atto dalla Porto delle Grazie. Quelle procedure non sono state contestate da nessuno da un punto di vista giuridico, nessuno ha dito i tribunali competenti, però Circosta mette sempre il dubbio che ci sia qualcosa di losco sotto, eccetera. Sono ormai 20 anni che dietro al porto Circosta sostiene che ci siano cose losche, eccetera.
C'è questa fase delicata, si chiuderà questa fase e poi l'amministratore credo sia opportuno che venga, ovviamente sempre se lo ospitate in trasmissione, per parlare della bandiera blu del porto che festeggeremo alla grande, perché la bandiera blu di Roccella sarà festeggiata come da tradizione con le scuole, dovremmo farlo il 25 di questo mese. La bandiera blu del porto è un evento importante, è la prima bandiera blu che ha il porto, è l'unico parliamo porto, sud Italia, dalla Puglia in sotto, dalla Puglia in giù ad aver avuto la bandiera blu, e quindi sarà adeguatamente festeggiata e assieme al dottore Sotira stiamo organizzando questi festeggiamenti. Sarà l'occasione anche per dare diciamo, i numeri e delle risposte ovviamente dovute. Sì, anche perché ritengo che, ma questo lo dico da cittadino, è importante secondo me, è indispensabile comunicare bene, no, in questa fase, perché diciamo che non tutti frequentano tra virgolette il porto, quindi è importante che i cittadini roccellesi, che sono poi gli azionisti di maggioranza, sappiano in realtà quello che si sta facendo, perché se da una parte si dice le banchine sono vuote, il bilancio è negativo, insomma le cose non si stanno facendo, allora qualche cittadino verrà pure il dubbio, no? Nel dire ma in realtà stanno così le cose, poi ovviamente anche nella trasmissione è emerso, ma anche dalla realtà, che si sta facendo uno straordinario dragaggio che non si era quasi mai fatto prima in questi termini. Si parla di un'apertura di 30 metri e una profondità di 4 metri e mezzo, quindi voglio dire, dovrebbe essere comunque un dragaggio importante, ed è un dragaggio che poi sarà ripetuto, perché il dragaggio viene fatto con una draga che è nella disponibilità oggi del Comune e della Porto delle Grazie, quindi sarà molto più facile annualmente mantenere i fondali bassi. Sentivo anche Circosta, che per un momento si è trasformato anche in ingegnere meteo marino, ho sentito le dissertazioni sul porto fatto male, in una posizione fatta male per sì, volontà politica. Io non ho la memoria di Circosta, ricordo così vagamente che quel progetto fu redatto non dall'allora pentapartito, fu redatto da fior fior di professori universitari, furono fatte prove specifiche per diciamo, avere il via libera alla costruzione del porto. Il porto fu costruito, non dimentichiamoci che è un porto che per oltre 20 anni non ha avuto nessuna manutenzione straordinaria, ordinaria di dragaggio. Inviterei Circosta a digitare su Google dragaggio porti e vedere quante gare in Italia vengono fatte da tutti i porti turistici per le attività di dragaggio, che sono attività assolutamente ordinarie e non straordinarie. Quindi che il dragaggio sia dovuto al fatto che il porto è lì è una panzana di proporzioni straordinarie. Tu dici, se fosse stato fra Marina Gioiosa e Roccella sarebbe stata la stessa cosa? Tutti i porti vengono dragati. Tutti i porti sono soggetti a dragaggio, forse ci sarà qualche porto costruito sulla roccia che non ha spiagge attorno e probabilmente è esente da dragaggio. Però se voleva fare un porto a Roccella, dici tu, quello era il posto. No, non so se era quello o no, so che nessun politico decide dove si fa un'opera pubblica, nessun politico ha deciso il tracciato della strada 106, se doveva stare 10 metri più a monte o 10 metri più a valle. Ci sono dei tecnici che stabiliscono dove può realizzare un'opera pubblica. Quella che è la volontà politica si esprime nella messa a disposizione delle risorse per avviare un iter di realizzazione di un'opera pubblica, che parte proprio dagli studi di fattibilità. Il primo stadio è lo studio di fattibilità. Non credo che il politico si sia mai interessato di uno studio di fattibilità, di un risultato di uno studio di fattibilità. Circosta in questo ha sempre quella visione complottistica per cui le cose avvengono per motivi particolari o straordinari. Io credo che basta vedere anche gli incartamenti che ci sono al Comune, che di recente abbiamo tra l'altro ripreso, sono veramente di un interesse accademico straordinario. Noi abbiamo presentato recentemente un progetto fantastico per il porto di Roccella, che un ulteriore molo d'arte, tra le altre cose una modifica del molo di soprafflutto e però la costruzione di una sorta di proiezione a mare del molo di soprafflutto,
con una tecnica particolare sulla quale credo si debba fare veramente una trasmissione. Sfrutterà la forza delle onde. Sfrutta la forza del motondoso per produrre energia elettrica. È un brevetto dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Straordinaria questa cosa. Ed è sperimentato in due porti in Europa, sarà la prima installazione in Europa di questa nuova tecnologia. Proprio in quell'occasione, con i tecnici che ci hanno aiutato, diciamo che hanno aiutato l'ingegnere Suraci a redigere il progetto, abbiamo visto le vecchie carte e oggettivamente dietro la costruzione di un porto c'è uno studio enorme e straordinario. Poi il dragaggio ovviamente avrebbe dovuto essere effettuato con maggiore continuità nel tempo, ma nel situazione tempo. La burocrazia sappiamo quello che ha provocato. Però ci abbiamo messo, diciamo, 12 anni a stabilire di chi fosse la competenza sulla gestione del porto. Il 13° anno è stato avviato il dragaggio. Io credo che questo sia l'elemento. 12 anni sono passati in vano perché c'è stata una diatriba, diciamo, di carattere giuridico che ha visto, tra l'altro, io ho sempre detto, legittimamente ma politicamente in maniera insostenibile, schierata l'opposizione a favore del privato che legittimamente ambiva ad avere la gestione del porto. Gestione, assolutamente, io l'ho detto in tutte le salse. Si gareggia sempre con legittimità. Si gareggia, un privato deve gareggiare per la gestione di un porto. E cosa diversa è che un'azione politica dica sì, no, il comune no perché è governato da voi. Tra l'altro il comune è governato da chi decidono i cittadini. Su questa cosa, quindi, io a Cercosta ebbi modo di chiedere pochi giorni fa, due giorni fa, proprio questo. Cioè, dissi, ma insomma alla fine avete avuto torto perché di fatto avete detto in Consiglio Comunale che era illegale, illegittimo, che si compivano degli abusi acquistando queste famose quote, sono state fatte interrogazioni parlamentari, ministri interessati, eccetera. E gli dissi, caro avvocato, ma non è arrivata nessuna risposta. E lui disse sì, non è arrivata nessuna risposta, immaginiamo perché. Ha detto, come immaginiamo perché? La fa un parlamentare del PD, c'è un ministro del PD, ci si aspetta almeno una risposta. Lui dice, ma però non si è pronunciato nessun organo giudiziario nel dire se hanno ragione o torto. No, gli organi giudiziari si sono pronunciati, poi c'è fu un ultimo ricorso sul quale si chiese, con il quale si chiese la sospensiva. Che non arrivò mai. Che non fu data e non credo nemmeno sia stata ancora fissata l'udienza, quindi non credo sia tra le priorità del giudice amministrativo adito. Per quanto riguarda invece l'aspetto della interrogazione parlamentare, anche lì l'ho visto quel pezzo, e Cercosta fa anche lì capire che ci sono dei complotti. Cioè, io credo che sia stato un atto di grande cortesia da parte del ministro non rispondere a dei colleghi di partito che hanno fatto un'interrogazione che abbiamo definito all'epoca scandalosa e che continuiamo a definire scandalosa, perché era un'interrogazione basata sul nulla, basata su norme non esistenti, è sollecitata da qualche manina virtuosa che probabilmente è partita da queste latitudini, ma che ha fatto fare una pessima figura ai parlamentari, e credo che se il ministro non ha risposto, ha fatto veramente una grande cortesia ai parlamentari, li avrebbe messi in grandissima difficoltà, e con i parlamentari dello stesso partito è difficile, diciamo, no, agire in questo. Ti sei fatto un'idea perché l'opposizione a Roccella non vuole che il comune sia socio di maggioranza del porto, preferisce un privato? No, questo devono dirlo loro. Tu un'idea te la sei fatta? No, non me la sono fatta, nel senso, io ho un'idea che è questa: una struttura di importanza capitale per una collettività è giusto, secondo me e secondo noi, che sia gestita con un intervento sulla gestione da parte del soggetto che rappresenta la comunità. Credo che l'opposizione abbia una visione diversa, cioè è ossessionata dal fatto che sono ormai quattro consigliature, che un certo nucleo di maggioranza, una maggioranza viene confermata nelle elezioni, ma questo non significa che il comune è di proprietà di quella maggioranza. Noi non facciamo le battaglie perché il porto debba essere gestito dalla nostra parte politica, attualmente è la nostra parte politica, domani sarà Roccella Bene Comune, se i cittadini decidono che sia Roccella Bene Comune. Noi diciamo che deve comunque essere il popolo di Roccella a poter, attraverso i suoi rappresentanti, dire la sua nella gestione del porto. Loro dicono invece che il popolo di Roccella non ha alcun diritto a dire nulla sulla gestione di una struttura così importante.
Noi abbiamo detto il perché vogliamo questo. Non crediamo che il pubblico sia superiore al privato o che viceversa sia sempre così, vero? Partiamo da un dato di fatto però. L'unico depuratore in zona, e credo nella provincia di Reggio, che funziona costantemente è il nostro ed è gestito da una società pubblica. Il sistema idrico di Roccella, che non lascia mai sarà, a secco. Sbaglio, questa società avrà funzioni ampliate di qui a probabilmente poco. Ampliamo anche ai rifiuti, con ogni probabilità. E nelle more che la regione decida per gli ATO, sia la regione, soprattutto nell'ambito territoriale locale, decida sulla gestione. Quindi passerete gestione. Personale alla società, dal comune alla società, che farete? Questo va visto, perché bisogna vedere al 31 dicembre cosa succede con gli LSU e gli LPU. Se la regione, come sembra, e lo Stato andranno ad una stabilizzazione fuori pianta organica, nel senso che per sempre poi lo Stato garantirà le 26 ore pagate ai dipendenti, e allora noi trasferiremo ovviamente questi dipendenti sulla base di quelli che sono Ionica Multiservizi. Sì, di quelli che sono però i contratti che saranno comunque stipulati. Comunque è una società pubblica, totalmente pubblica. 100% del comune. E il comune gestisce, diciamo, in maniera ineccepibile e meglio che qualsiasi altra società nella provincia di Reggio, e forse no, io non credo che ci siano realtà così piccole che hanno una società che funziona come la Ionica Multiservizi. Io proprio ieri... funziona perché? Perché ci sono gli operai bravi, ma perché noi abbiamo scelto di mandare un bravissimo amministratore alla Ionica Multiservizi. Albino Fragomeli ha dimostrato di essere un ottimo amministratore di quella realtà. Allora, non è. È a scadenza mandato ora. È a scadenza mandato. Non è che Albino Fragomeli, diciamo, è stato mandato lì. Perché la società era pubblica e quindi per questo funziona, fosse stata privata sarebbe andato un altro, non avrebbe avuto gli stessi risultati. Noi diciamo semplicemente che fino ad oggi le scelte che abbiamo fatto come amministrazione in ordine alla gestione della cosa pubblica sono scelte che danno il dato gestionale all'ente direttamente o indirettamente, e danno dei risultati. La stessa raccolta differenziata non è stata appaltata all'esterno, viene fatta direttamente dal comune. E allora, di fronte a questo, sinceramente, il perché si dica invece no, secondo noi deve essere il privato a gestire il porto, noi abbiamo chiesto più volte di dirci il perché, non c'è stato mai. Poi il privato c'è, in piccola parte, ma c'è. Sì, come socio privato c'è. Un 30%. Non credo che sia questo. Non è un'avversione nostra nei confronti della presenza dei privati. Noi abbiamo sempre detto un'altra cosa, cioè la maggioranza della società, di quella società, deve essere in capo al comune. D'altro canto non dimentichiamoci che quella società è nata per volontà di Invitalia. Devo esserti sincero, fosse nata per mera volontà del comune, probabilmente sarebbe stata al 100% pubblica e non con soci, privati, ma non ovviamente perché ce l'abbiamo con questi soci privati che sono degli straordinari compagni di d'avventura. Sul porto fa un po' effetto andare al porto e vedere un po' tutto chiuso ora. Ecco, questo bando, a prescindere poi le critiche, troppo stretto, troppo ristretto, poco partecipativo. Ma non credo sia troppo ristretto. Guarda, quando si fanno le cose, si fanno in Italia, si fanno secondo le procedure. Il Costa ha detto in soldoni, dice questo bando lo prendo in mano e dico quale stimolo dà a una società privata a parteciparvi quando la Porto delle Grazie si tiene a sé una serie di valutazioni anche successive, può rinunciare, può decidere. No, ecco. Circosta è troppo intelligente per non sapere che quando si fanno le manifestazioni di interesse. Si è tutelata troppo Porto delle Grazie no, in questa cosa. Circosta è troppo intelligente per non sapere che quando si fanno le manifestazioni di interesse di quella natura c'è sempre una clausola di chi, soprattutto se la società come la Porto delle Grazie è una società pubblica, una clausola che consente di non proseguire nel procedimento. Sempre stato, qualsiasi manifestazione di interesse viene fatta così. Superata la manifestazione di interesse, ci partecipano 3, 4, 2, 7, 10, allora con quelli che ci partecipano tu poi vai a dialogare, a quelli che ci partecipano chiedi le offerte. Ma nella prima fase, nella manifestazione di interesse, d'accordo, quella manifestazione di interesse ovviamente ti consente che se dovesse partecipare a quella manifestazione di interesse un soggetto che chiaramente non ha
i requisiti o tu hai dei dubbi da questo punto di vista, ti riservi, anche perché io ho pensato, da noi potrebbero esserci anche dubbi di vicinanza. Scusa, non dimentichiamolo mai un aspetto: l'apporto delle Grazie potrebbe gestire il ristorante direttamente, cioè qua non si sta facendo un appalto pubblico per il ristorante è del Porto una esecuzione di un'opera pubblica. Qua si sta dicendo: io normalmente sono tenuto a gestirle direttamente. Questo dice la concessione. Non mi voglio impegnare. No, dice, ho la possibilità di affidarle ad altri la gestione. No? Allora, in quel caso devo attuare delle procedure, ma se io decidessi poi, in corso d'opera, di non voler, prima ovviamente di chiudere la procedura, perché poi c'è un diritto ovviamente sottoscritto, ma dovessi dire: guarda, no, non mi va più di darlo all'esterno, lo voglio gestire direttamente, io devo essere sempre libero di farlo. La Circosta sa benissimo che funziona così, però siccome gli piace, diciamo, far capire che ci sono cose, diciamo, che non vanno, che vanno poco, allora io di quell'atteggiamento non condivido assolutamente un tema, cioè il non capire che questo atteggiamento, questa attività, che devo dire con grande amicizia nei confronti di Circosta, lui porta avanti da decenni, da vent'anni, ha sempre avuto un effetto destabilizzante per la vita politica roccellese. Lui stesso ricordava, credo, di aver fatto 35 anni di opposizione, 5 anni di governo, furono i 5 anni in cui una persona come Giuseppe Certomai, che da 10 anni fa il sindaco a Roccella, quasi 10 anni. Ma era sindaco anche quando c'era Circosta? Sì, dico, quei 5 anni furono i 5 anni in cui fu messo in croce un sindaco come Giuseppe Certomai, che dopo ha dimostrato e sta dimostrando di essere un sindaco non all'altezza, ma molto all'altezza di Roccella. E allora, se la stessa persona nei 5 anni in cui ha amministrato a fianco di Circosta non è riuscita a dare impulso, a portare avanti, a far progredire Roccella, la colpa di chi è? Del sindaco Certomà? O di chi era all'epoca il leader di quella coalizione, che è Mimmo Circosta? Allora, dopo che la vita politica è questa, diciamo, la storia politica è questa, io credo che uno debba riflettere e cambiare atteggiamento e cambiare rotta. L'altro dispiacere che ho, e poi diciamo, parliamo forse di altro che è più interessante, l'altro grande dispiacere che ho è l'annientamento del ruolo dei giovani consiglieri di opposizione. Cioè, mi chiedo, è normale che in 2 anni e mezzo non siano mai venuti, credo, i consiglieri di opposizione a un 60 News? Che nelle iniziative, diciamo, io devo dire che sono stati invitati, pubbliche non ho assolutamente dubbi, eccetera. Non ma, solo, ma c'è sempre, devo dire c'è anche sempre un'altra cosa, noi riceviamo proposta a quella coalizione con molta noi accettiamo, la proposta è stata sempre su alcune persone, non siamo stati noi a decidere, ecco. Diciamo, tutto posso fare, potrebbe sembrare che la televisione dubbio, esclude qualcuno altro, noi siamo aperti, anzi lo diciamo subito pubblicamente, noi siamo disponibili a invitare chiunque, sì, però in fa quella, parte della coalizione di maggioranza, opposizione, siamo qua. In quella esperienza di Roccella Bene Comune, quella esperienza è attualmente governata da, ne fa parte un partito che, voglio dire, ha avuto un attimo di vitalità nelle ultime primarie, no? E sul quale io tra l'altro ho fatto una pubblica riflessione sulla vita di quel partito della sezione dello cielo, ho fatto una riflessione pubblica e attendo ancora, insomma, delle riflessioni comuni, vediamo se verranno. Poi ne fa parte un movimento, diciamo, che fa capo a una fantomatica associazione di ex consiglieri Walter comunali. Malcore. No, quando uno si dice sono presidente dell'associazione ex consiglieri comunali, abbiamo chiesto almeno 10 volte di farci sapere quanti sono, ma anche per smentire una voce che circola, cioè che la maggioranza nelle votazioni si ottiene con 2, perché in tutto sono in 3. Allora, ci facciano sapere quanti sono questi ex consiglieri comunali, dove si riuniscono, come svolgono le loro assemblee, come discutono dei problemi, come assumono le decisioni, perché è tutto un gruppo di amici rispettabile, ma un gruppo di amici che si erge a movimento politico, a movimento di opposizione.
attorno a loro succedono cose straordinarie. Si inaugura un sito turistico di Rocella, non credo che tutti i paesi di 6.000 abitanti abbiano un sito, no, di promozione turistica. Un gruppo di giovani mette in piedi un'associazione come la Proloco, che è di importanza vitale per un comune come Rocella. Un altro gruppo di giovani fonda il circolo Costa dei Gelsomini, con sede a Rocella, di Legambiente. Succedono cose straordinarie, si apre la scuola di filosofia, succedono cose veramente straordinarie, e loro si chiudono nel loro recinto per fare diciamo la tattica di opposizione, gettando fango sul numero dei diportisti presenti, eccetera. Credo che sia maturo il tempo che, insomma, una riflessione la facciano e cambino un pochettino il registro. Senta, sulla scuola di calcio sono piovute, no, sulla scuola, sui finanziamenti alla scuola di calcio sono piovute un po' di critiche. Certamente questo è un momento difficile sul quale non conviene fare troppa polemica, perché non vorremmo mandare giù il morale dei giocatori, che sappiamo che domenica dovranno fare una partita da leoni per salvare la Serie D del Rocella. A loro spetterà questo gravoso compito. Il comune certamente ha fatto la sua. Ecco, vi hanno accusato di aver speso 122.000 euro, se non erro, per la squadra di calcio. Sappiamo, loro dicono in 2 anni, ma sappiamo di essere tre esercizi di bilancio, quindi in 3 anni, diciamo così. Ecco, a chi fa, e in giro l'ho sentita pure io, com'è possibile che il comune spenda 122.000 euro per la squadra di calcio piuttosto che riparare le buche, sistemare non lo so, i lampioni, oppure aiutare le famiglie meno abbienti? Lei come come rispondi? Ma io rispondo semplicemente con una considerazione. Guardate, amministrare una comunità significa fare ovviamente delle scelte delle quali ti assumi responsabilità, perché poi i cittadini a fine legislatura decideranno se hai amministrato bene o se hai amministrato, male. Ci sono due criteri che un amministratore secondo me non deve mai superare, e non riguardano certo le scelte di allocazione delle risorse, e sono lo spreco delle risorse, nel senso risorse gettate all'ortiche che non producono alcun beneficio per la collettività, e le scelte o addirittura peggio, scelte finalizzate un tornaconto personale, anche di carattere elettorale. E la seconda, oltre allo spreco delle risorse, è invece la inefficienza delle risorse spese, cioè quando le risorse non producono alcun effetto in termini di crescita sociale, culturale, economica della cittadina. Allora andiamo a vedere la questione calcio cosa comporta. La questione calcio comporta una squadra di calcio che è in Serie D, comporta un certo numero di persone che frequentano la scuola calcio, autotassandosi perché bisogna pagare per far parte della scuola calcio, comporta una serie di giovani che fanno dei campionati, d'accordo? Noi attualmente abbiamo questa situazione. Fino ad oggi le risorse che abbiamo dato, poi decideremo se sono tante o se sono poche, le risorse che abbiamo dato hanno consentito il primo anno di mantenere il titolo in Serie D, consentiranno con ogni probabilità, lo speriamo, questo credo che lo speri anche l'avvocato Circosta e gli altri, consentiranno alla squadra di calcio di rimanere in Serie D anche quest'anno. Consentono però, attenzione, cose che pochi sanno e bastava leggerla la delibera per capirlo, consentiranno alla squadra juniores di fare la finale per il mezzogiorno contro il Gela e, nel caso più che auspicabile di vittoria, andare a svolgere la fase finale nazionale del campionato juniores a Roma. Non credo che siano risultati da nulla. Quindi i soldi che abbiamo dato alla squadra di calcio, la dirigenza della squadra di calcio li ha gestiti bene. Sono tanti quei soldi? Bisogna mettersi d'accordo sul concetto di tanti. Innanzitutto loro sommano in queste risorse anche 13.000 euro dati dall'assessorato al turismo alla squadra di calcio per l'organizzazione del torneo delle regioni, che viene svolto ogni 21 anni in una regione, perché si svolge in tutte le regioni d'Italia. È capitato in Calabria e la Lega ha chiesto al comune di Rocella, non alla S di Rocella, al comune di Rocella
di ospitare alcune partite di questo torneo delle, delle regioni. Il Comune di Roccella, con i fondi del turismo, ha detto di sì e ha affidato l'organizzazione alla squadra di calcio. Quindi già una cosa extra. Sui numeri bisogna fare un po' di chiarezza. Dopodiché quei numeri coprono non più, credo, del 13-14% dei costi complessivi del campionato di calcio. E allora, cosa voglio dire? Noi siamo venuti fuori da una situazione nella quale una persona che ha dato tanto l'anima, e tutti sappiamo non solo l'anima, per il calcio a Roccella, il notaio Giannitti, ha portato una squadra ad avere un titolo che per un paesino di 6.000 abitanti è un successo straordinario, diciamo, ha consentito di militare in Serie D. Quando ha concluso diciamo, per sua scelta, basta guardare il bilancio, io ho inciso, ha speso 2 milioni di euro in 6 anni. Per capire, notai Giannitti, non diciamo, ecco, ci vorrebbe una generazione intera per poterlo ringraziare per quello che ha fatto per il calcio a Roccella. Però poi arrivato a un certo punto non si può chiedere a una persona di fare per sempre e in ogni caso quella, di avere quell'impegno. Quando lui diciamo ha deciso di lasciare, noi abbiamo come sempre fatto le cose in maniera pubblica. Ci fu un'assemblea pubblica. Ricordo. Successivamente ci fu un'altra assemblea pubblica. Io ricordo gente entusiasta, non ricordo opposizioni che si incatenarono per dire no, non facciamo questa cosa, non facciamo. Ricordo i costi, si sapevano già quali sarebbero stati i costi. Poi questa esperienza è ovvio che termina. Diciamo che un campionato di Serie D costa intorno, diciamo, per i telespettatori intorno ai 350.000 euro. 350-400.000 euro. Il resto la dirigenza la trova grazie agli sponsor, grazie a risorse proprie, attenzione, e grazie a risorse proprie. Dirigenza che ha preso in mano e sulle spalle la squadra di calcio proprio perché il comune, sulla base di quella che è stata la reazione della collettività, ha detto noi la nostra parte la facciamo fino a un certo limite. Quel limite era stato fissato in 40.000 euro l'anno per diciamo, circa un po' di meno per campionato, che il campionato si svolge in due annualità, no? Per ogni campionato è stato rispettato quell'impegno. Nell'ultima delibera è stato detto chiaramente che però questo sforzo del comune serve a mantenere la squadra in Serie D, a far fare la finale ai ragazzi della Juniors, dopodiché la dirigenza dovrà dire qual è la situazione e tutti assieme di nuovo si deciderà, sapendo che il comune ovviamente non potrà sopportare questo sforzo finanziario. Avete smesso per altri contributo, diciamo. No. Nella stessa delibera si dice chiaramente una cosa, si dice siccome lo proporzionerete, per fortuna, diciamo, nostra, per fortuna nostra c'è il successo della pallavolo, il successo del calcio, è giusto dare un po' anche agli altri. E allora faremo un monte annuale di contributi che saranno suddivisi con criteri predeterminati. I criteri predeterminati comportano che ci dovrà essere un limite che ogni associazione sportiva può prendere. Proporzionato all'attività che svolge, e che questo contributo sia proporzionato però ai quindi costi, alle trasferte, perché, ai campionati. Perché se il campionato di calcio costa 400.000 euro e noi ne diamo 30.000, non possiamo dare per il campionato di bocce, così non offendiamo nessuno, che costa 4.000 euro, non possiamo dare un contributo di 3.500 euro, perché la proporzione ovviamente non c'è. E quindi noi lo diciamo con grande, e l'abbiamo scritto con grande chiarezza, diciamo qual è il percorso. Tornando indietro, devo dire, perché l'abbiamo sempre detto, l'amministrazione farebbe le stesse identiche scelte perché ce n'erano le condizioni. Condizioni mutate non consentono ovviamente di avere questo tipo di impegno, l'abbiamo chiaramente anche detto e scritto. Proseguiamo. Sarà inaugurato il castello il prossimo 18 giugno o 17. Bellissima notizia. 17 giugno. Quindi 17. Il prossimo 17, il sabato, dovrebbe essere il 17 giugno. Però non anticipiamo nulla perché poi verrà l'assessore Falcone che si sta impegnando assieme però, ad altri, ma visto che abbiamo 5 minuti, spieghiamo
che cosa sarà questa inaugurazione. Innanzitutto questo castello, che il 90% dei rocellesi non ci è entrato dopo i lavori, che cosa è ora il castello? Allora, noi, tutti se lo ricordano con le pecorelle, che cosa c'è ora nel castello? Il 17 noi faremo un'inaugurazione, una festa che diciamo chiameremo Roccella al castello, nel senso, super giù il titolo sarà questo, nel senso che sarà una grande festa nella quale i rocellesi torneranno al castello, diciamo raggiungendo un obiettivo che era assolutamente insperato. Io dirigente sono poco social, devo dire, però dirigente ho pubblicato una foto fatta malissimo da casa mia delle finestre del castello accese, e sono rimasto sconvolto dalla reazione dei cittadini, anche perché hanno fatto altri una sera di questo. Altri hanno fatto la stessa cosa, cioè appena sono accese le luci più gente ha fatto la foto delle luci. Possiamo dire che là da quanto è che non si stavano le luci? No, vabbè, la luce c'era, le candele, le da candele quando? Non da lo quando? So, ma nessuno sperava, diciamo, nessuno ma immaginava, da saranno 50 anni, no, 100 anni credo, 100 non lo anni. So, non la più idea, però nessuno sperava mai, avrebbe mai scommesso un euro sul fatto che sarebbe tornato lì. E dopodiché quel giorno faremo visitare Roccella, l'associazione meritoria Roccella, com'era, ci aiuterà molto nella organizzazione della parte, diciamo, di guide, di assistenza, diciamo, divulgativa, storica, di notizie storiche sul castello quella sera. E poi quella sera si continuerà. Visto che abbiamo Pino Carella qua che aspetta per, diciamo che quella sera probabilmente cerchiamo di girare una puntata di Radici, là, credo che sia il caso, anche perché ci sono i costumi. Noi veramente storici, abbiamo quindi dato per scontato la presenza di un maxi schermo, non lo so, una cosa del genere, una diretta con maxi. Cercheremo schermo, di capire cioè, allora cosa possiamo fare. Quindi, certamente Radici dobbiamo girarlo perché non servirà il lume. Guarda, noi stiamo organizzando una festa che dura tutta la sera, nel senso che dopo questa presentazione ci sarà dalle 18 in poi, diciamo. Ci saranno anche degli stand gastronomici che servono per far stare le persone nel piazzale antistante, sì, diciamo c'è la chiesa, per capirci. Spiegherà tutto l'assessore Falcone, sì, sì. Vi anticipo solo alcune cose: ci sarà lo stand gastronomico dei pescatori, dei contadini, eccetera, viene organizzato in questo modo. Poi ci sarà un concerto, devo dire molto molto bello, abbiamo sentito alcuni brani di una cantante jazz molto brava, e quindi passeremo una serata bellissima. Sono quante stanze al sono castello che si apriranno? Numericamente 15, mi trovo impreciso, ma saranno 15-18. Sì, 15-18. La cosa bellissima è che sono tutte stanze consecutive. Cioè il è vero, mi hanno detto che ci sarà una tea room. No, il progetto prevede la tea room, poi ovviamente che dovreste pure l'idea è stata già declinata quando è stata fatta la progettazione, cioè là è un previsto, tra l'altro c'è tutta l'attrezzatura, lì ci sono le sedie, i tavoli eccetera, quindi è tutto ammobiliato? Sì, delle sale di formazione e un museo diciamo piano terra. Su questo stiamo ragionando, perché anche il concetto di museo oggi è diverso, è molto basato. Non vorrei farti arrabbiare, ma escludete il casinò, vero? Escludiamo il casinò. No, forse in costume, facciamo un casinò in costume, forse stiamo cercando di fare con i dobloni. Lo si gioca solo con i dobloni. Lo escludete. Ma credo che sia stato una, io penso sia stata una, i francesi la chiamano boutade, credo, la proposta del casinò. Ma ben venga se è possibile farlo, no? Non è possibile, materia, non esiste la legge. Non so, guarda, non ho la più pallida idea. Se mi chiedi se tra le corde della nostra vocazione politica ci sia quella di fare un casinò a Roccella, devo dire tendenzialmente di no. Non perché ce l'abbia contro il casinò, credo sia una visione tardo anni 70 forse, cioè quando avevano senso i casinò. Oggi sono solo slot machine, diciamo, e scommesse online. Quindi non è il luogo adatto. Ma che cosa si farà in questo castello? Che cosa state pensando? Allora, il castello avrà una vocazione di centro per il dialogo tra le culture del Mediterraneo. Un centro culturale. Noi abbiamo tra l'altro partecipato a una cosa molto bella, della quale si è parlato poco, all'istituzione, o meglio, l'Università Magna Grecia di Reggio ha chiesto che venga istituita una cattedra UNESCO all'università sui paesaggi in emergenza, cioè sull'impatto delle migrazioni sui paesaggi urbani ed extraurbani. A Roccella ci sarà l'osservatorio sui paesaggi in emergenza e noi abbiamo aderito alla
a questo progetto. E quindi qui istituiremo questo, se va bene, ovviamente questo osservatorio, ma questo è uno dei tasselli che stiamo mettendo assieme. Siamo stati di recente al Ministero dell'Interno con l'ex ministro Lanzetta, che è sempre disponibilissima diciamo ad affiancarci in queste idee, per vedere di coinvolgere anche istituzioni sovraregionali in questo progetto di luogo, ecco, nel quale promuovere le culture, il dialogo culturale, religioso, artistico tra i paesi che affacciano sul Mediterraneo. Credo che questo sia il canone principale. Poi ovviamente il castello dovrà vivere, ci hanno già richiesto diciamo di poter celebrare i matrimoni, ecco, lì, io qua volevo eccetera. E, guarda, credo che sia una cosa fattibile. Questa veramente è una grande, anche perché c'è la chiesetta, è un grande asset di Roccella che dobbiamo necessariamente valorizzare, perché lì c'è sia lo spazio per un matrimonio civile. Anche per quello religioso. E quando c'è il matrimonio civile, diciamo, il matrimonio civile ha una carenza di location, perché ovviamente è difficile trovare delle sale comunali che siano anche belle o cose del genere. Però è molto vicina anche a delle splendide chiese. Cioè, io anche penso di San Giuseppe, alla chiesa di San Giuseppe, che secondo me è una delle più belle. Io ho sempre detto, per una questione mia di valutazione di bellezza, che è la più bella di Roccella. Ma anche la chiesa del cielo si potrebbe consacrare? Quella di San Giuseppe lì, quella di San Giuseppe ha il piazzale che va rifatto. Quindi dici tu, si creerà un percorso particolare? Si fa il corteo nuziale, cioè il corteo nuziale, credo non c'è un luogo. Dalla chiesa al castello, dal castello. Un luogo che ti consente di fare il corteo nuziale. Il corteo l'abbiamo fatto, ma non è che nuziale. A proposito, lo dirà Bruna Falcone, il corteo storico ci sarà a luglio, vero? Tutto Bruna, a luglio. Quindi a luglio, agosto mi pare. Luglio. Un grande corteo storico, insomma, ci stanno lavorando, anche perché quest'anno il corteo storico potrà anche finalmente velocemente, che abbiamo entrare. Chiuso progetti per il lungomare. Io so che cambierà volto il centro del lungomare. No, però guarda, chiudiamo anche molto velocemente questa, diciamo, mostra infografica, che abbiamo chiamato infografica perché è informazione attraverso dei pannelli grafici, riguarda l'ambiente. Quella successiva riguarderà il porto, il waterfront, cioè il rifacimento della via marina e il piano spiaggia. Il terzo riguarderà invece tutti i lavori pubblici attivati a Roccella. Quindi invito i cittadini, insomma, a passeggiare in questi fine settimana tra la piazza e la via. Sarà una specie di mossa itinerante? Con fotografie? No, sono tutti pannelli divulgativi nei quali però diamo tutte le notizie. Quindi è un'attività di comunicazione che fa l'amministrazione. Che fa l'amministrazione sull'attività, importante. Diciamo, di lavori pubblici, perché abbiamo capito che noi facciamo le cose, però forse le comunichiamo poco. Lì stanno lì, sono fisse. E tra l'altro sono riutilizzabili più volte, quindi una volta smontate li metteremo in consiglio comunale, insomma si potranno vedere più e più volte. Il tempo è scaduto, Vittorio Zito, vice sindaco di Roccella Ionica, con un'ultima battuta, sei la persona meno indicata forse per chiedertelo. Qualcosa sulla dieta? No, ci penseremo, anche se pensiamo a qualche prodotto. Noi abbiamo sperimentato la corte d'assise a Roccella. È stata una cosa bellissima. È vero, ed era proprio una questione della festa dell'ambiente. Sì, però se ce la facciamo quest'anno. Niente dieta in quella sera. No, però quest'anno dovremmo fare la corte d'assise interpretata da grandi chef. Stiamo lavorando su questo. Senti, ma denominazione origine comunale per questo prodotto, riusciamo a darglielo? Ci proverete? È difficile? È difficile perché c'è questa diatriba molto fondata, devo dire. Cioè, se è nata a Gioiosa o a Roccella, e quindi c'è questa questione in corso, però voglio ci dire, potrebbe essere una contestazione. Ci lavoreremo. Lavorerete. Non so qual è la domanda, ti ho interrotto. No, la domanda era quella sul finale. Io so che, dicevo, se la persona mi è adatta a dirlo, però credo che a distanza di un anno dalla morte del senatore Zito, un pensierino sull'inaugurare in titolare qualcosa del nostro paese, visto che ha fatto tanto. Tu dici, è sempre mio zio, però lo chiedo a te perché comunque sei il vice sindaco di questa amministrazione. Ma spesso si dice, è sempre mio zio, come se avesse, diciamo, non credo che lascerete l'iniziativa all'opposizione, vero? No, ma voglio dire, cioè, la mia ritrosia a parlare del senatore credo che a volte sia scambiata come una, diciamo, difficoltà a dire no, che è mio zio. Cioè, io non sono orgoglioso, sono straorgoglioso, voglio dire, di aver avuto la possibilità di stare noi di averlo conosciuto, a stare a fianco del senatore. E noi di averlo conosciuto. E poi di averlo visto sotto più, diciamo, ottiche in qualche modo.
Sono la persona meno adatta, nel senso che ovviamente non sarò certamente io a proporlo. Devo dirti però che c'è un grande fermento, un grande movimento, non solo e non tanto amministrativo, ma proprio di persone, di gente, e credo che qualcosa maturerà da questo. Speriamo, entro un anno da sapere qualcosa. Noi organizzeremo anche noi come televisione qualcosa ad un anno. Visto che siamo al giro di boa dal punto di vista amministrativo, l'ho chiesto a Circosta, lo chiedo anche a te, un confronto pubblico entro un mese e mezzo lo farete con televisivo, garantiamo noi. No, noi veramente sono 2 anni e mezzo che... 2 anni e mezzo, ho detto giro di boa. No, sono 2 anni e mezzo che aspettiamo il confronto televisivo. Ah, ok, perfetto. Non di giro lo faremo di boa. Televisivo ma anche all'aperto. Noi, tu sai quante volte ci siamo confrontati... Ma io devo lanciare in diretta, è il mio dovere, devo farlo. Su questo tema. Noi lo faremo, accettato. Sì, ma noi lo faremo e a differenza di quello che è successo, anche un po' antipatico l'ultima volta, noi continuiamo a non dare alcun... diciamo condizione rispetto alle presenze dell'opposizione. Speriamo che questa volta l'opposizione non chieda nemmeno condizione sulle presenze della maggioranza. Ognuno diciamo sarà rappresentato. Da questo punto di vista devo dirti veramente, e concludo, il mio rammarico è se questa diciamo consiliatura, siccome io vengo fuori da un'esperienza di 5 anni di opposizione, perché poi i più giovani non sanno la storia, no? L'esperienza passata. Noi, io, Vincenzo Bombardieri, Francesco Ursino, molto passata, 15 anni fa. Poi c'era Salvatore Scala, Pietro Comis, eccetera, eccetera. Noi abbiamo fatto parte di un'esperienza che è stata bocciata, d'accordo? Abbiamo fatto 5 anni di opposizione e poi abbiamo vinto le elezioni. Io sinceramente mi dispiacerebbe se questa esperienza amministrativa di questi giovani consiglieri comunali terminasse, insomma, in questo senso non fosse valorizzata da chi, stiamo attenti, dopo essersi speso per essere candidato a sindaco di Roccella, no? Ha dichiarato, all'epoca non ci volle dire cosa avrebbe fatto in caso di sconfitta, perché sapevamo che non avrebbe accettato. Poi ha detto che sarebbe stato comunque, avrebbe avuto un ruolo politico, ma il ruolo politico insomma non può essere esercitato in maniera tale da annebbiare completamente il ruolo istituzionale dei consiglieri. Quindi io spero che da questo punto di vista, ecco, nel caso del confronto ci sia anche presente chi quotidianamente frequenta certo, il Consiglio Comunale. I giovani ci dovranno essere. Grazie Vittorio Zito, vice sindaco di Roccella Ionica, assessore all'ambiente. Grazie a voi cari telespettatori. Tra pochi minuti, proprio pochissimi, Pino Carella condurrà in diretta Fatti e Misfatti. Vi annuncio, vi lancio, questa sera parleremo di una vicenda che ha turbato l'arbitro Dattilo, l'arbitro Dattilo che noi tutti conosciamo e che ha svolto un ruolo portando il nome della Calabria, degli arbitri della Calabria a livello nazionale, Serie A. Poi una vicenda giudiziaria diciamo ha inefficiato il lavoro fatto fin lì, ma poi Dattilo è stato assolto, quindi di fatto è stato riabilitato, però una polemica è sorta di recente, non è stato invitato alla manifestazione dell'AIA organizzata a Locri e lui ha qualcosa da dire. Vedremo come risponderanno gli arbitri. Tra pochi minuti, linea regia, buonasera. Grazie, arrivederci. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna.
Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.